Ciao, buonasera a tutti. Eccoci di nuovo da Genova, dal bel mare di Genova, al tramonto. Camminata bellissima, un po' meno sudata degli altri giorni perché si sta benissimo, non è così caldo, sta veramente bene. E allora qui, vabbè, intanto vi invito a iscrivervi e a condividere, a iscrivervi al canale e al blog collegato a questo canale, anche al canale Telegram. Avete tutti i link sul video precedente, ci sono una marea di link da andare a vedere, e in tutti i video in effetti ci sono. Guardateli perché ho visto che siete poco abituati ad andare a vedere le informazioni che metto e che tutti mettono, a volte no, però in genere che si mettono sotto il video. C'è la freccetta a destra da pigiare e si aprono le informazioni che l'autore del video fa vedere. Allora, di cosa vi parlo in questa restituzione? E praticamente qui sarebbe da essere per dire tutte le cose che ci sono da dire, perché veramente dobbiamo capire che siamo in un'epoca allucinante di trapasso tra una modernità post-industriale a una, quindi post-modernità foriera di situazioni di un futuro veramente inquietante, che è di controllo tecnocratico, transumanistico. Quindi ci sarebbe da parlare di continuo, e il video precedente, come avete visto, l'ho pubblicato, in effetti è stato pubblicato da poco perché è lunghetto, anche questo ci è voluto del tempo, quindi magari ancora non l'avete visto, datelo a vedere, che commentavo un articolo sull'inserto del Corriere della Sera Io Donna sul sesso, sul sesso insicuro, una cosa del genere. Il titolo va bene, do poca retta ai titoli, però quindi sulla questione sessuale, gender, transgender, sulla disforia di genere, su tutte queste cose che la cultura progressista sta ormai da troppo tempo inserendo nell'agenda politica e culturale. E come vedremo nel video in cui commenterò la dottoressa Frezza, anche in maniera che è sconosciuta, o che lo era ormai 10 anni fa, 20 anni fa, la politica stessa, cioè la politica stessa si è trovata queste cose servite sul piatto, e visto che arrivavano dagli ambiti che poi fanno sì che la formazione della politica si formi, la rappresentanza politica, quindi a questi ambiti non si può dire no. E quindi allora ciò che su cui dobbiamo riflettere fondamentalmente anche in questo ambito del sesso, del gender, della cultura gender e dei pretesi nuovi diritti che si vogliono far conoscere alle nuove generazioni, che già le nuove generazioni li conoscono purtroppo molto meglio dei genitori, probabilmente perché in ogni caso vengono veicolati ormai da anni in maniera sopraffina nei video, da Hollywood, nella musica pop di merda di questi ultimi decenni, perché le cose vanno chiamate col loro nome pure, musica pop di merda, musicalmente parlando è proprio di merda. Quindi i nostri giovani vengono su con una cultura musicale che fa veramente cagare, proprio perché è di merda, quindi non ci sono altre parole, queste. Se non siete d'accordo, argomentatemi perché e vi risponderò. Quindi tutte queste cose, questo fenomeno, no, di questo pensiero unico dominante, proto-transumanista o pre-transumanista o para-transumanista, non viene preso purtroppo, no, questo lo diciamo dopo, prima un'altra cosa. Anche in questo ambito il livello con cui viene inserito nella società ripercorre errori voluti anche per altri ambiti di cui facevo riferimento
in un video precedente di cui non mi ricordo il titolo, non mi ricordo esattamente che video era, comunque in cui praticamente dicevo che per i grandi problemi che investono la politica, i talk show, la narrazione della politica, sì, si parte sempre dalla cronaca spicciola, sottolineata in malo modo, amplificata in maniera aberrante e senza nessun controllo veramente democratico e politico della società civile, no? Non controllo politico autoritario e totalitario, della società civile, ok? Perché è la società civile che è sottoposta a queste forze apparentemente più forti di lei, adesso come adesso, e realmente più forti, perché è inerme e inconsapevole la società civile. Quindi tutta questa agenda politica, le varie problematiche vengono sempre proposte, messe sul menù, partendo dalla cronaca e quindi con un livello di analisi veramente basso che non va mai a guardare alla radice delle cose. Quindi ci si arrabatta sul divide et impera dell'immigrazione di massa, quindi non raccontando le vere cause, dimenticando il fatto che le persone che si spostano in massa sono soggette innanzitutto a un crimine, cioè il fatto che l'immigrazione sia vista come un diritto. E non, quindi non è che si parla di il viaggio, le persone, no? Devono avere la libertà di spostarsi dove vogliono, gli individui. Quando però sono masse intere e queste cose sono determinate da fattori geopolitici, economici, ben presenti e ben proprio considerati e ben causati dalle corporazioni, da chi governa veramente il mondo, le cose sono diverse. E il fatto di dire, di appellarsi a dei diritti umani, che per carità io sono il primo, scrivo sempre sui diritti umani, scrivo quasi solo su quello, però dimenticando che queste cause hanno proprio delle determinazioni ben precise da parte delle multinazionali, delle corporazioni, dell'Occidente, e dimenticando il fatto che le persone hanno diritto di poter vivere e crescere in santa pace ed espandersi nelle loro comunità, nei loro luoghi, e se non sono messe in condizioni di farlo e addirittura sono messe in condizioni di dover di fatto invadere società civili e altri continenti preparati economicamente a questa invasione, perché questa invasione trova del posto, posti di lavoro o assistenzialismo, quindi formando delle sacche che poi vengono comode per eventuali progetti sociali, sociopolitici diversi. Quindi trovano questi immigrati trovano purtroppo delle società civili già preparate a questo caos. Quindi il fatto che questo problema non venga discusso e inquadrato in maniera corretta sin dall'inizio, quindi di tutta la catena di problemi che portano all'immigrazione clandestina di massa, si parla sempre degli ultimi due anelli della catena senza andare a guardare i precedenti, le cause a monte. Stessa cosa per la droga, stessa cosa per la disoccupazione, perché, come dico sempre, ormai siamo arrivati a un livello culturale e tecnologico tale che il mondo potrebbe vivere in santa pace, potrebbe dare lavoro e sfamare una marea di esseri umani molto più grossa di quella che adesso si vorrebbe eccessiva e si vorrebbe diminuire probabilmente da parte delle elite. Quindi sono tutti problemi che non vengono veramente inquadrati, ma sono solo proposti nel menù dell'attenzione pubblica di volta in volta per dei fini ben precisi, che sono sempre quelli del potere, del controllo, ok? Del controllo, purtroppo in questo caso irrazionale e aberrato. Stessa cosa per la teoria gender, per tutte le questioni che rendono questa modernità e questa cultura progressista che vediamo nei vari festival del cinema, dell'arte, nei giornali, nelle riviste patinate, tutta questa cosa
cultura così liquida, così apparentemente illuminata da diritti civili, che invece purtroppo sono stati traditi per la gran parte dalla cultura stessa e dalle istituzioni che non li hanno veramente proposti alla società, a scuola, nelle elementari, nelle medie, per farli conoscere come avrebbe voluto invece la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E quindi ci troviamo in un presente che è fatto di violazioni enormi, di approfondimento, consapevolezza dei problemi scarsissimo, mentre invece c'è un grosso chiacchiericcio di gossip mediatico e conflittualistico su aspetti cronachistici di questi problemi che sono subito evidenziati dai media, no? Per esempio, il fratello che ha spianato con la macchina la sorella perché sarebbe stata infettata, non si sa di cosa, quindi da questa cultura gender probabilmente, anche se magari quel becero che ha fatto sta cosa, quel criminale che ha fatto sta cosa, neanche sa che cos'è la cultura gender. Comunque, la sorella che stava con un transessuale, questa l'ha tirata giù perché gli voleva dare una lezione e l'ha uccisa. Questo fatto cade proprio a fagiolo e fa un enorme servizio ai media, che così riescono a maggior ragione sempre più a sponsorizzare la questione gender nelle scuole. Vedremo poi nel video che commenterò dell'intervista di BioBlu di Messora alla Frezza, vedremo proprio quello che l'Europa, l'ONU, le istituzioni prevedono sulla carta. In base a questi problemi vedremo che cosa prevedono già dai 4 anni in su a livello culturale di immettere come informazioni a livello di sessualità, quindi di manipolazione del sentire pubblico, del sentire dei minorenni, messa completamente in mano alle istituzioni e alla scuola, eludendo, superando, misconoscendo invece il diritto che hanno le famiglie di allevare e di crescere i figli come ritengono giusto e come la loro cultura sia legittimata a fare, a dire, no? Perché sostanzialmente non c'è nessuna cultura veramente aberrante, veramente aberrata, veramente dedita alla distruzione, alla mistificazione, alla creazione di un uomo, di un'umanità incivile e destinata a scontrarsi fra etnie, fra culture. No, quelle sono tutte aberrazioni, forzature politiche della storia. Quindi l'uomo fondamentalmente non è così cattivo come si pretende che sia, e bene o male, pur con tutte le sue contraddizioni, l'umanità ormai ha decine di migliaia di anni di storia e siamo andati avanti fino adesso, fino però al punto in cui tutte le contraddizioni stanno arrivando al punto di rottura, proprio perché dobbiamo capire per l'ennesima volta che il mondo moderno, soprattutto l'Occidente, ma purtroppo anche l'Oriente, perché è condizionato dalle corporazioni, dalle elite, dalle famiglie che gestiscono le corporazioni, le banche, tutti i media e quindi tutti i centri di potere e di cultura che poi formano le culture, che finanziano i laboratori, i centri di ricerca, le università, dediti quindi a costruire questo pensiero unico dominante, che è sostanzialmente materialista, scientista e tecnicista, che ha la pretesa di costruire un uomo completamente diverso, scollato dalla sua realtà culturale, apparentemente libero perché apparentemente capace di mettere in discussione qualsiasi coordinata che una cultura normale gli
gli propone, no? Perché quando tu nasci la tua cultura, la tua famiglia, la tua comunità ti propone un certo tipo di ordine, che è un ordine di idee, che poi è un ordine sociale, civile e politico, no? Politico generalmente, non andiamo sulle divisioni politiche, per carità. Quindi tutto questo movimento input culturale transumanistico, che viene rivenduto come ipermoderno, iperprogressista, iperliberale, iper tutto quello che vogliamo, è un sostanziale tradimento invece della civiltà come finora l'abbiamo conosciuta e dei diritti umani, perché sta distruggendo le fondamenta della cultura, della dignità delle persone, l'integrità personale delle persone, per consegnarla in mano a un ideale liquido di, in cui le persone, no, saranno sempre più sollazzate dalla tecnica, distratte dalla tecnica, e si sentiranno capaci, pseudo capaci arrivare a voler mettere le mani sulle fondamenta biologiche stesse. Quindi abbiamo questo grosso problema di bioetica enorme, quindi di manipolazione della vita dal concepimento in poi, dai laboratori in poi, a cui viene permesso tutto, a cui le istituzioni, come in economia gli antitrust non funzionano, e nella bioetica è uguale, non funzionano le istituzioni o i comitati che dovrebbero porre dei freni, che non riescono a porre perché magari sono finanziati dalle multinazionali stesse, che mentre finanziano magari qualche studioso un po' decente, poi però sono anche i proprietari dei laboratori dove si sta realmente costruendo il futuro, l'uomo del futuro, e l'uomo transumano, postumano del futuro. E quindi, per finire su tutto questo, tutta questa fotografia della modernità, dobbiamo rilevare purtroppo, e qui c'è un'altra grossa critica alla politica alternativa, oltre a tutte quelle che gli ho fatto, che se le conoscete penso che siano abbastanza dure come critiche. Quindi l'altra critica è che proprio la politica alternativa sembra del tutto impreparata alla consapevolezza di questi ambiti e di questi problemi, soprattutto perché continua a parlare di economia. Quindi la politica alternativa di sinistra è per vocazione culturale economicista, e quindi parla più di MES che magari di gender, quando invece tanto ormai economicamente siamo distrutti, non perché il MES sia o l'Europa o le banche centrali siano dei filantropi, assolutamente no, tutte cose orribili, però la cosa che sta parimenti impattando enormemente sulle persone a livello culturale, a livello mentale, a livello spirituale, è tutto questo insieme di nuova cultura, nuovi diritti, nuove teorie che fanno acqua da tutte le parti, ma che sono sponsorizzate con le lucine come le strade commerciali sotto Natale, capito? E la politica, magari non nei convegni, no? Magari la politica alternativa ha ovviamente grosse armi, avrebbe, per poter rispondere a queste cose, però poi di fatto nei programmi alcune cose si ritiene di non metterle, come di non mettere magari una critica veramente seria a tutta questa emergenza sanitaria, no? Perché magari si potrebbe diventare impopolari su cose no? E su questioni su cui magari, se non verrebbero investite di attenzione nei programmi, magari non farebbero saltare qualche voto, capito? Quindi c'è sempre una speculazione anche da questo punto di vista, e probabilmente anche da parte della politica alternativa, che su questi ambiti, su queste questioni è secondo me assai debole. E modestamente, nel mio piccolo, mi ritengo invece titolato a dire queste cose, perché nel mio libro, che è un programma politico
ispirato ai diritti umani, cerco di immettere delle linee guida, un prontuario proprio che parte dai diritti umani, per far sì che cerco di dimostrare che un programma politico può tranquillamente essere in grado di spiegare le fondamenta di questi problemi che stanno tutti nel materialismo, nello scientismo, nel tecnicismo moderni, quindi oltre all'economicismo ci potrebbero essere anche queste cose, la gente le potrebbe capire, per veramente dare una chance alternativa reale a tutto quello che i media ci stanno dando e che purtroppo forma la discussione comune, forma il pensiero comune, il pensiero unico dominante, che purtroppo sta sempre più investendo i nostri ragazzi a scuola nei media. Basta che parlate con qualche minorenne di queste cose e vedrete, parlatene di queste cose, dei gender, dei gay pride, di tutte queste cose. E considerate sempre che chi vi sta dicendo queste cose scrive di diritti umani e scrive sui diritti umani, quindi non avete a che fare con un fascista autoritario, maschilista, vetero non so cosa o vetero comunista, praticamente dovrebbe vivere 70, 80 o 100 anni fa. No. Io dico che non c'è consapevolezza e non c'è chance di vera libertà e progresso finché lasceremo campo libero alle multinazionali, alle corporazioni globali che ci stanno preparando questo futuro di controllo tecnocratico, di distrazione mediatica e di intrattenimento sempre mediatico e sempre iperconnesso alla realtà virtuale, in modo da farci vedere gli abbagli della tecnica, i miraggi della tecnologia in un reale invece deserto umanistico. Riflettete su queste cose, guardate i link che vi metto a commento di questo video, perché il momento storico e culturale è gravissimo e cercate tutti quanti di far sì che nasca una politica alternativa unitaria che finalmente riesca ad investire tutte queste cose in maniera coerente soprattutto con i 30 diritti umani, quelli veri, non quelli che vorrebbero le élite e i progressisti. E quindi andate a leggere anche il mio libro. Ok, per adesso la finiamo qui, vi ringrazio, vi invito di nuovo a iscrivervi al canale, al blog collegato a questo canale, ci vediamo alla prossima, fate i bravi, buona serata, ciao ciao a tutti.